Buon pomeriggio a tutti, grazie di esservi collegati con noi e grazie ad Archivi Aperti per averci dedicato questo spazio. Siamo molto felici con tutto il gruppo che adesso è qui con me, che forse già intravedete nella pagina, con Giovanna Capitelli che con me cura questo progetto dedicato all'archivio Zinzi, con Gabriella Donnici, la direttrice della Biblioteca di Area Umanistica Faggiani dell'Unical, che ringrazio tantissimo, e con lei tutta la biblioteca, tutto il personale, anche il presidente della biblioteca, il professore Clausi, che ci supportano nel portare avanti questo progetto, Giulio Archinà, il fotografo che ci segue anche dal punto di vista delle campagne fotografiche, dell'approccio ai materiali, e la nostra Elenia Falbo, che è il pilastro della segreteria scientifica e organizzativa di questi 2 anni che stiamo condividendo insieme. Sono tante altre le persone che in realtà fanno parte di questo gruppo, qualcuno riuscirò a dirlo e altri comunque poi, se ci seguirete nei nostri eventi, li conoscerete. Allora inizierei subito per non rubarvi troppo tempo, perché vogliamo darvi un'idea di quello che è il nostro progetto dedicato all'archivio fotografico 2000 Zinzi, di quello che abbiamo fatto e di quello che vorremmo fare. Condivido con voi i contenuti e alcune immagini che possono ecco, farvi subito capire il tema di questa giornata. Abbiamo deciso di circoscrivere la nostra breve chiacchierata su un tema specifico, che è quello di come i materiali conservati nell'archivio fotografico di uno storico dell'arte, in questo caso dello studioso Emilia Zinzi, di cui poi Ilenia Falbo farà un affondo biografico. Come possono diventare un laboratorio di conoscenza per gli studiosi, in questo caso parafrasando la celebre citazione di Emiliani, ma anche come il nostro gruppo di lavoro ha inteso agire in questo progetto. Allora, il progetto dedicato a Emilia Zinzi, che è stata una studiosa, una storica dell'arte, noi amiamo definirla una sentinella della memoria, si è formata all'Università La Sapienza con Lionello Venturi, è stata una storica dell'arte con una forte vocazione medievista, ha avviato la sua formazione alla fine degli anni 40 a Roma, ma poi fino appunto al 2004, fino ai suoi ultimi giorni, ha dedicato tutta una vita allo studio, in particolare del patrimonio storico-artistico, architettonico dell'Italia meridionale e della Calabria in particolare. Il nostro progetto è dedicato a lei, è finanziato dalla Regione Calabria e coinvolge l'Università della Calabria, che appunto è rappresentata da Gabriella Donnici, è promosso dall'Associazione Culturale Emilia Zinzi e quindi dalla famiglia degli eredi della studiosa, che hanno donato questo patrimonio di cui oggi vi racconteremo nel 2017 all'Università della Calabria. Noi portiamo avanti questo progetto grazie anche alla consulenza scientifica dell'Università tutta, del DISU, del Dipartimento di Studi Umanistici, del Corso di Laurea in Storia dell'Arte, del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ci avvaliamo anche di altre collaborazioni che via via sono cresciute dal punto di vista accademico con l'Università Roma III, con l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e nello specifico sul territorio anche con la Direzione Generale dei Musei Calabria e nello specifico per quanto riguarda gli archivi fotografici, soprattutto nella prima annualità, ma anche adesso proseguiremo una collaborazione con la Fondazione Zeri, con l'archivio fotografico ci ha messo a disposizione diverse competenze perché sono stati con noi, hanno formato il gruppo di lavoro e che adesso crescerà anche con la consulenza dell'Archivio Venturi, della Fototeca del Consistorisches Institut di Firenze. E questo dialogo tra esterno e esterno, insomma, tra il territorio e le competenze nazionali e internazionali, si accresce poi di alcuni punti che vedrete poi per chi ci seguirà durante l'anno, perché oggi in realtà è proprio il primo incontro di questa seconda annualità. Il tema dedicato a fotografia e paesaggi storici vedrà anche la cittadella vescovile di Gerace, il museo del Codex di Rossano e il museo Gerard Rolf di Bova, quindi la capitale dell'area grecanica. E in questo capirete il sottotitolo del nostro progetto Fotografia e paesaggi storici, quanto sarà fondamentale questo rapporto sul territorio.
Vi farò vedere in maniera, spero, abbastanza rapida, veloce ma significativa, una selezione di fotografie che abbiamo scelto per qualità evocativa, per qualità storica, per farvi capire quali materiali troviamo all'interno del nostro archivio fotografico, appunto dedicato a Emilia Zinzi, e anche condividere con voi qualche esperienza di metodo per farvi capire come abbiamo lavorato e come le due caratteristiche principali, le due grandi questioni che ci hanno guidato sono state, da un lato, l'approccio alla documentazione visiva del patrimonio, e quindi la fotografia, appunto, il materiale come fonte di studio da questo punto di vista, ma poi è stato fondamentale, e in questo anche la formazione con i professionisti del settore, con la Fototeca Zeri, con i fotografi professionisti come Giulia Archinà e con gli studiosi della storia della fotografia, ci è stato davvero utile, perché l'altro fronte della nostra ricerca è stata quella della stampa fotografica, dello studio dell'oggetto fotografico, e quindi l'approccio alla scheda F, la digitalizzazione, la condivisione dei metadati, e di questo ne parlerà Gabriella Dornici, perché vi farà vedere anche un po' l'esplorazione dei fondi, quello che si può vedere come primo bilancio di questo anno e mezzo di lavoro che oggi vi presentiamo. L'archivio fotografico, nel momento in cui noi abbiamo iniziato ad operare, si presentava come un materiale disordinato, una grande consistenza di materiali preziosissimi, perché documentavano tutta l'attività di studio di Emilia Zinzi dalla fine degli anni 50 ai primi anni 2000. Si presentava in cartelline, a volte con delle indicazioni topografiche, perché chiaramente questo era uno dei primi indizi che ci facevano capire il suo approccio sul territorio, e poi via via un materiale un po' prezioso, ma accostato in maniera diversa. Quindi, una volta che abbiamo fatto questa prima ricerca di consistenza, e qui vi diamo un po', vi ho messo dei numeri per capire la consistenza dell'archivio fotografico, vedete la suddivisione in archivio documentario. In realtà l'archivio documentario sarà oggetto di questa seconda annualità per quanto riguarda lo studio. Sappiamo già che tra le carte da studiosa, in realtà anche lì ci sono molte fotografie, e quindi continueremo a far crescere questo patrimonio a servizio degli studiosi, ma per adesso ci siamo concentrati su questi 5.000 esemplari. Nel momento della ricerca è stato fondamentale un confronto con i partner, appunto con la consulenza scientifica dei partner che prima vi ho detto, e all'interno della biblioteca con Gabriella Donici, una discussione sui criteri di ordinamento per far sì che questo materiale potesse essere poi fruibile della comunità degli studiosi, che è il nostro obiettivo chiaramente ultimo. Ci ha aiutato molto trovare, non chiaramente un titolario, ma un soggettario che la studiosa utilizzava, ed erano queste rubriche dedicate alle diapositive, in realtà, ma che nella scansione di questi soggetti, ambienti urbani, arte popolare, aspetti naturali, architettura civile, così come voi potete vedere attraverso la grafia di Emilia Zinzi, ci ha aiutato molto nel capire quale fosse il suo sentiero di ricerca. Lei parla molto di Selciati nelle sue pubblicazioni, di cui vi parleranno Ilenia e Giovanna Capitelli, e questo ci ha aiutato a incardinare, attraverso alcune serie ben specifiche, l'archivio fotografico, grazie alla consulenza anche della nostra archivista, di Carmela Porco, della nostra catalogatrice Antonella Salatino. Abbiamo messo insieme le serie. Stampe fotografiche, analisi del territorio, chiaramente un ordinamento dal punto di vista topografico, che riflette tantissimo il desiderio, anzi, più che il desiderio, proprio la modalità della studiosa militante, di cui Emilia Zinzi è stato davvero un modello esemplare, in particolare in Calabria, ma negli studi sull'Italia meridionale, e nuclei tematici in cui abbiamo recuperato le chiavi del soggettario che vi ho fatto vedere prima, le documentazioni e le pubblicazioni, perché cos'era per Emilia Zinzi la fotografia? In questo poi Giulio Archinà lo dirà anche nel rapporto con i fotografi: fotografava lei stessa, commissionava fotografie, erano molto spesso proprio veicolate alle sue numerosissime pubblicazioni. E poi c'è tutta una sezione di grafici, più
piante schemi storici che lei ha recuperato attraverso le campagne di studio in archivi, in realtà molto spesso e quasi sempre al di fuori della Calabria, e in questo anche esemplare per noi, per questo modello di collegare la microstoria con la macrostoria nella geografia artistica a partire dagli anni 70 in poi, e poi materiali eterogenei e altri supporti. Qua vi ho messo giusto una schermata, ma ne parlerà Gabriella Donici per far capire come già adesso potete trovare un esempio di quello che è stato il primo bilancio di attività attraverso il sito istituzionale della BAU. E inoltre l'archivio Zinzi al momento è l'unico censito per quanto riguarda la Calabria all'interno del Censimento Fotografia Italia, dove troverete una scheda sintetica e semplificativa che poi vi rimanderà alla raccolta ai metadati che abbiamo raccolto invece nella banca dati dell'UNICAL. Visto che purtroppo le condizioni generali che noi tutti conosciamo non ci consentono di fare una visita in archivio per tutti i protocolli di sicurezza, e per rendere meno freddo questo nostro dialogo a distanza, condivido con voi alcune immagini di quello che è stato il nostro laboratorio di formazione all'Unical. Questa è la nostra, la, quello che abbiamo chiamato la saletta Zinzi. All'interno dell'Unical c'è uno spazio che è stato attrezzato per la conservazione ottimale dei materiali, e poi c'è uno spazio di lavoro. Qui ci sono alcuni dei tirocinanti, gli studenti dell'Unical, ma poi il progetto, grazie al finanziamento che ha ricevuto, ci ha consentito di dare delle borse di tirocinio, oltre che delle borse di ricerca, e anche quest'anno faremo delle call che poi divulgheremo. Perché questo materiale ha senso, il lavoro che noi facciamo, se una più ampia comunità di studiose, anche al di fuori della Calabria, possa usufruire di questi materiali, ma soprattutto il nostro fuoco è sì valorizzare Emilia Zinzi come figura all'interno della storia dell'arte, ma è importante che per fare questo bene noi stessi ci approcciamo ai suoi studi e quindi che continui la ricerca sui materiali che lei studiava. Tutto quello che ho studiato e fotografato esiste, è una citazione che troverete di nuovo citata nelle varie nostre conversazioni, perché è una frase di Emilia Zinzi a cui noi ci siamo affezionati molto e che ci sembra emblematica anche nel contesto di archivi aperti, perché ci fa capire che appunto tutto ciò che ha una memoria fotografica si mantiene per il futuro, ma soprattutto oggi forse potremmo dire è esistito, perché l'importanza di alcuni materiali, come quello dell'archivio di Emilia Zinzi, uno dei rari archivi di storici dell'arte al sud, permette di colmare un vuoto che è quello di una mancanza di campagne fotografiche sistematiche sul territorio, e quindi spesso documenta non quanto esiste, ma a volte quanto è esistito, e in questo diventa chiaramente come documentazione visiva estremamente importante nel contesto del paesaggio, delle fratture sul territorio, come quello dell'Italia meridionale, come quello della Calabria, che ha subito nel tempo, dove non sono arrivate le catastrofi naturali, come la terribile cesura del terremoto del 1783, spesso non è arrivata la coscienza civile o la politica ha agito in maniera contraria a quella che è il recupero della memoria storica, ma questa è un'altra storia. Però questi materiali ci aiutano molto in questo approccio. Durante la prima annualità, le prime risorse che sono emerse sono state condivise in una giornata internazionale di studi, dove siamo riusciti a lavorare e a far dialogare questo patrimonio con studiosi, appunto con la Fototeca Zeri, con l'Archivio Venturi, con la Biblioteca Nazionale di Francia, e quindi abbiamo innestato un piccolo processo, speriamo, un piccolo laboratorio appunto di didattica che possa crescere in futuro, facendo un po' quello che Emilia Zinzi abbiamo colto attraverso anche il contatto con alcuni studiosi che con lei hanno veramente lavorato, che ci hanno aiutato in questo. Abbiamo fatto dei sopralluoghi di ricerca, per come vi dicevo, lavorare sui luoghi
di Emilia Zinzi e quindi anche campagne di workshop con studenti di vari ordini e grado. Ad esempio, c'è stato il suo liceo classico dove Emilia Zinzi ha iniziato a insegnare, ci sono state le università, le accademie e così via. Ora, brevemente, per non per non prendere troppo tempo, esploriamo insieme un po' i materiali che provengono dall'archivio Zinzi. Vi do soltanto un saggio di alcune delle ricerche che stanno emergendo da questo punto di vista. Fotografie e contesti visivi è questa piccola sequenza che ora vi mostro, una sequenza fotografica che registra il territorio, il borgo di Santa Severina, un borgo nella provincia di Crotone, e in questo scorcio estremamente significativo per il tema di fotografia, il paesaggio storico che noi quest'anno vogliamo mettere a fuoco, fa vedere lo scorcio del castello normanno sulle colline del Marchesato. È una sequenza che ci fa capire anche un po' il metodo di approccio della studiosa militante sul territorio. Cosa fa Emilia Zinzi? Parte sempre dal contesto che può in modo ampio far cogliere insieme la percezione del contesto urbano, storico-artistico, architettonico, messo in relazione con l'ambiente naturale. E così via, questa è una campagna, le campagne che ho selezionato oggi sono tutte databili tra il 61 e il 67, quindi negli anni 60. Via via, come uno zoom fotografico, la studiosa si avvicina e coglie sempre di più il dettaglio dell'oggetto specifico del suo studio. In questo caso ho selezionato il castello, ma poteva essere anche il battistero di Santa Severina. Insomma, i contesti di ricerca sono tanti. Oggi è davvero un piccolo saggio per far sì che la più ampia comunità di studiosi via via possa esplorare il nostro piccolo fondo. E questa è una fotografia a cui tutto il gruppo è molto legata perché è una fotografia che ritrae Luigina Tiengo, un'amica, una collaboratrice, una collega di Emilia Zinzi, durante questa campagna fotografica, durante questo sopralluogo che le fa a Santa Severina, che a sua volta ha in mano una Rolleiflex biottica 6x6 che gli appassionati fotografi, il nostro Giulio Archinacci, ha insegnato ad apprezzare perché appunto era per le sue qualità, è una macchina fotografica molto importante, molto conosciuta e ci piacerebbe immaginare che fosse stata Emilia Zinzi a scattare questa fotografia, probabilmente in realtà è sempre lo studio Moscariello che affiancava questa campagna, almeno per affinità di qualità di fotografia o altro, ma è una fotografia che come donne fotografe o donne impegnate sul campo ci piace sempre ricordare anche nella sua qualità estetica di questo sguardo, no, che si apre questa cancellata su lei che fotografa i reperti. E a proposito del femminile, della riflessione sulla studiosa, sulla donna, che in un momento in cui la storia dell'arte veniva vista come un passatempo per signorine per bene, invece lei, Emilia Zinzi, ha sempre tenuto nei suoi scritti, troviamo queste citazioni come questa che condivido con voi oggi, come in realtà per lei fosse un impegno etico, civile, una vera e propria militanza. E in questo sono emblematiche alcune delle campagne, delle battaglie più significative che lei fa, prima nelle foto del workshop. Avete intravisto i luoghi Cassiodorei e il Parco Archeologico di Scolacium, che sono state teatro di due importanti battaglie per la tutela che Emilia Zinzi ha fatto negli anni 60 e 70 in particolare, ma non solo. Qui ci sono alcuni stralci appunto dei suoi interventi sui quotidiani, questi in particolare su Magna Grecia con Tanino De Sanctis, che è un altro studioso che ha lasciato il suo fondo nel patrimonio della Biblioteca di Area Umanistica Fagiani. Fotografia e patrimonio perduto perché alcune battaglie non sono purtroppo andate a buon fine. Questa è un'emblematica battaglia del centro storico di Catanzaro, la città di Emilia Zinzi. Questo è Palazzo Serravalle, che poi purtroppo viene
appunto abbattuto nel contesto delle azioni, no, di sventramento dei centri storici degli anni 70, altri appelli accorati che Emilia Zinzi fa, come questo licenza di distruggere, c'è sempre questo, no? Vedete, non è innocua per lei la storia dell'arte, ma ci sono battaglie riuscite, fotografie e patrimonio salvato, questo è il Parco Archeologico di Scolacium, la cattedrale di Santa Maria della Rocella, Arcelletta di Borgia, ora è un parco archeologico nazionale, perché poi dagli anni 60, quando nel 61 circa Emilia Zinzi inizia questa battaglia da ispettore onorario per salvare, ecco la vedete qui in una piccola fotografia, poi Ilenia condividerà altre foto della studiosa per farvela conoscere meglio, qui potete, eccola sulla destra, vederla proprio sui siti di Roccelletta di Borgia. Cosa fa Emilia Zinzi negli anni 60? Interviene su un luogo dove la Cassa del Mezzogiorno stava per aveva iniziato i lavori dell'acquedotto. Emilia Zinzi interviene, riesce a salvaguardare la città antica, la Scolacium. C'è ancora questo tracciato, questa ferita per chi conosce il luogo, ma spero che anche chi magari non è calabrese poi venga a rivedere questi luoghi. C'è questa traccia, questa ferita, ma Emilia Zinzi inizia da lì una battaglia che porterà poi alla fine degli anni Ottanta all'esproprio di quest'area, quindi oggi è un parco nazionale. Questo è un altro dettaglio, un altro scorcio della Basilica Normanna che qui chiaramente vedete, perché all'epoca la città antica, quella che adesso è rimessa negli scavi, chiaramente era sotto traccia in un fondo agricolo di proprietà privata. E qui vedete la traccia del Partito Nazionale Monarchico delle elezioni, dell'ultima elezione risale al 1958, queste fotografie dovrebbero essere del 61. Questa è un'altra citazione a cui siamo molto legati, chiunque ha avuto nel tempo modo di approcciarsi agli studi di Emilia Zinzi, appunto per rivendicare questo impegno civile, attendere mentre il male può avanzare, è pericoloso per il patrimonio culturale della Calabria. Chiaramente è un precetto che in realtà vale per tutto il patrimonio, ancora oggi lo sappiamo quanto è vivo questo resoconto. Questo monito, anzi, oserei dire. Dal punto di vista invece dei materiali, lei si è occupata anche di pittura, di musei, di scultura, ma soprattutto questo ricostruire, rintracciare le presenze del passato, la memoria, ricostruirla. Queste sono delle suggestive immagini che riprendono questi frammenti della decorazione della cattedrale della chiesa di San Domenico, del convento di Soriano Calabro, anche questo. Quindi in maniera irreparabile danneggiato dal terremoto del 1783, questi sono dei frammenti che Emilia Zinzi fotografa in un momento in cui questi oggetti erano abbandonati, questi frammenti molto importanti di decorazione scultorea, di decorazione plastica, erano abbandonati nel cortile del convento di Soriano prima della loro musealizzazione. Ora sono musealizzati, ma dal momento in cui Emilia Zinzi li fotografa al momento in cui poi sono stati musealizzati, queste fotografie documentano anche delle perdite, delle sottrazioni. Qui ecco alcune immagini evocative. Ho badolato, ad esempio, il convento di Santa Maria degli Angeli. Questa è un'ulteriore rara fotografia con ancora la presenza dei religiosi all'interno della struttura. Questa è la fotografia, le immagini che riprendono lo stato sempre negli anni 60 di un gruppo scultoreo ligneo molto importante per la cultura figurativa barocca in Calabria, che è un'opera di Fra Diego da Careri, che è stato oggetto di un recente restauro a Gerace, nel cantiere di Arte e Fede, della città della Vescovia di Gerace, come vi dicevo prima. E questo progetto guidato da Giuseppe Mantella, sono entrati anche loro in relazione con il nostro progetto, ne siamo molto felici che si stia costruendo, ecco, una piccola rete costruttiva da questo punto di vista. Due, tre altre immagini, solo come suggestioni visive. Bova, aspetti del tessuto medievale. Questa è un'annotazione specifica di Emilia Zinzi sul retro di questa fotografia. Vi dicevo prima, anche Bova sarà uno dei luoghi protagonisti di questa seconda edizione, la capitale della Calabria greca. Riprendono l'area grecanica, uno dei campi di studio
di Emilia Zinzi, Cortale, questo Fondaco Pellegrini Venuti, un'area molto importante perché restituisce stratificazioni anche in questo caso di testimonianze archeologiche, poi invece portali, strutture agricole, cioè c'è questa attenzione alla stratificazione che Emilia Zinzi fa in ogni sito. Lei fotografa questi luoghi in un momento in cui la percezione del loro valore dal punto di vista storico-artistico è assolutamente sotto traccia di secondo piano, e quindi queste documentazioni diventano ancora di più preziose per ricostruire questa memoria. Stilo San Domenico, anche qui vedete come sono molto forti alcune immagini proprio per far capire la percezione dello stato dei luoghi. Termino con Corazzo, l'abbazia cistercense di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli, nell'area del Reventino, è un altro luogo cistercense molto caro a Emilia Zinzi, che dedica a questo tema un volume fondamentale, che è quello dei cistercensi in Calabria, di cui adesso ricorre proprio che adesso è fuori commercio, e che con questa seconda novità di progetto, insieme alla nuova campagna fotografica di Giulio Archinà, alla consulenza di Francesco Cuteri, che è un archeologo che a lungo, un profondo conoscitore di questo luogo e a lungo collaboratore di Emilia Zinzi, cureremo tutti quanti insieme con il progetto questa riedizione, quindi verrà restituito una traccia ulteriore, rimarrà qualcosa, continuerà a rimanere, ecco, qualcosa che possa servire alla comunità degli studiosi, e in più questo luogo emblematico perché ancora oggi, proprio in questi giorni, è attenzionato dal punto di vista del recupero per un intervento di restauro che verrà fatto, e quindi la discussione, l'attenzione è alta proprio per far capire come questi materiali, queste fotografie storiche intervengono e ci danno una direzione di come l'indagine sul territorio debba essere tutt'oggi forte, di come questi materiali possono essere estremamente attuali per innestare e innescare un dibattito pubblico su quanto la memoria del passato, la presenza di questi beni culturali debba essere tutelata e possa essere però non in contrasto con la contemporaneità e con la loro valorizzazione, ma invece non una rovina da contemplare, ma una memoria attiva. E con questo direi di, forse ho preso anche un po' di tempo in più rispetto a quello che avrei dovuto, ma era necessario farvi un po' di un'introduzione su chi siamo e su cosa abbiamo fatto, e direi di lasciare subito la parola a Ilenia, che vi racconterà nello specifico Emilia Zinzi. Prego. Mi sentite adesso? Dovrei esserci. Eccoci, perfetto. Buon pomeriggio, grazie Maria Saveria, grazie a Archivi Aperti per la possibilità di poter ritornare con grande gioia a parlare di Emilia Zinzi questo pomeriggio. E non vi nascondo che questa mia partecipazione in qualche misura mi carica, mi dà un sacco di energie, considerato appunto il momento pandemico dovuto all'emergenza Covid che stiamo vivendo in questo sabato pomeriggio autunno, che per noi calabresi sarà il primo in cui impareremo a convivere anche da stasera con il coprifuoco. Però, chiusa la parentesi biografica, passerei per favore al PowerPoint che ho organizzato per questo mio intervento, quindi ecco pronta la prima slide. Quindi volevo cominciare a raccontare della vicenda biografica e professionale di Emilia Zinzi, che ovviamente è assolutamente molto articolata, attraverso tre punti di vista, quindi tre punti di vista precisi, e proverò a raccontarla attraverso uno storytelling fatto dalle fotografie che con i miei colleghi, con le mie colleghe, abbiamo in questi 2 anni di progetto
oggetto trovato è catalogato e che la vedono protagonista. Questa prima fotografia che vi mostro è forse, oserei dire, un'immagine quasi manifesto, iconica, soprattutto per il nostro gruppo, per diversi motivi che vado a elencare. Anzitutto perché è una foto in cui vediamo Zinzi finalmente seduta, è davvero raro trovarla ferma e sorridente, perché di solito, come vedremo poi nelle immagini, nelle fotografie successive, è sempre invece impegnata, come diceva prima la nostra Maria Saveria, con i suoi sopralluoghi di rilevamento fotografico, di ricerca e di studio. È emblematica questa fotografia perché appunto l'eterna sorridente, seduta su una panchina, indossa il solito tailleur pantalone comodo di ordinanza, le scarpe, quindi le zeppe col plateau, ci ricordano che siamo negli anni 70, quindi la moda dei favolosi anni 70, in questa fotografia del set scattata nel settembre del 1976. Quello che però, il dato sul quale vorrei però insistere davanti a questa fotografia, è il luogo in cui è stata ritratta Emilia Zinzi, che è Villa Matilde. Villa Matilde è la residenza storica di famiglia che ben presto, quindi a partire subito dagli anni 50, attorno agli anni 60 del Novecento, diventerà il centro propulsore di tutta l'attività, di tutta la ricerca di Zinzi. Un luogo che, dagli aneddoti che ho ascoltato con estremo interesse dei suoi collaboratori, dei suoi allievi, degli studiosi che frequentavano le stanze di questa villa nel tempo, immagino essere quindi una stanze nelle stanze colme di libri, di documenti, di fotografie, come diceva sempre prima Maria Saveria, di cui noi ci stiamo occupando adesso qui ad Arcavacata, quindi al campus progettato da Vittorio Gregotti. Però ci tengo anche a sottolineare la presenza di pacchi e pacchi di diapositive che utilizzava per le sue lezioni all'università, oggi quindi Università Mediterranea di Reggio Calabria. E anche abbiamo trovato con le colleghe Carmela Porco e Antonella Salatino numerosissime raccolte punti carburante. Questo proprio perché la nostra questa storia, la Zinzi, Emilia Zinzi, viaggiava sull'asse nord-sud ovest-est della Calabria per quasi 30 anni. Quindi andrei avanti con la seconda slide, per favore, grazie. E quindi questa sua attività durata di storica dell'arte, che ha sicuramente contribuito alla ricostruzione della cultura del territorio calabrese e all'apertura della storiografia verso il sistema delle arti in Calabria, comincia immediatamente dopo la laurea. Circa la formazione, ha detto già alcune informazioni importanti la nostra Maria Saveria, che brevemente riepilogo. Emilia Zinzi si laurea alla Sapienza a Roma sotto la guida lucida e autorevole di Lionello Venturi nel 1948. Tema, quindi argomento della tesi, è il Codex Purpureus oggi al Museo Diocesano, al Museo del Codex di Rossano. E quindi sin da giovanissima, ventenne, è chiara il suo interesse verso questo filone della storia dell'arte, rivolto quindi alla circolazione delle opere tra centro e periferia. L'anno dopo la laurea, siamo nel 1949, si iscrive quindi dal corso ordinario in lettere, si laurea, quindi si iscrive alla scuola di specializzazione in beni storico-artistici. È un istituto accademico, era un istituto accademico voluto dal suo maestro, quindi da Lionello Venturi, che aveva al tempo l'obiettivo di formare i futuri funzionari di sovrintendenza. E Zinzi quindi decide di proseguire gli studi post laurea. Lo farà solamente per un semestre, quindi per il semestre autunnale dell'anno accademico 1949-1950. Poi, per motivi familiari, dovrà abbandonare gli studi post laurea e trasferirsi definitivamente, quindi fare ritorno in Calabria. Sulla sua formazione, qui la slide che vi ho proiettato da qualche minuto oramai, mi serviva
È un estratto di un'intervista di Zinzi in una delle emittenti locali degli anni 90, Telespazio Calabria, in cui, ed è una delle tantissime volte in cui la studiosa puntualizza la sua le tappe fondamentali della sua formazione, formazione appunto che è avvenuta oltre il Pollino, quindi a Roma, ed è continuata e proseguita con numerosissimi viaggi e soggiorni di studio presso istituti di storia dell'arte e di ricerca nazionali e internazionali. E soprattutto in molte delle note della sua sterminata bibliografia ricorda e rivendica quelle che sono state i suoi testi fondativi, le sue letture fondamentali. Tra questi lasciatemi citare La scuola degli Annales, lasciatemi citare i saggi di geografia artistica di quella che per me è la triade della storia della tutela in Italia a metà del Novecento, e quindi il rigoroso ordine alfabetico. Mi sto riferendo a Andrea Emiliani, a Giovanni Romano e ancora a Bruno Toscano. Andiamo avanti con la slide, per favore. Invece in questa terza slide ho messo a confronto l'immagine che vi mostravo prima di Emilia Zinzi, quindi una rara immagine in cui la studiosa è appunto, come dicevo prima, raffigurata in un momento di tranquillità della propria vicenda biografica, insieme a un'altra invece fotografia, sempre scattata sul finire degli anni 70, in cui la studiosa invece è fotografata di spalle, che tiene nelle mani la sua solita capientissima borsa, dove è solita inserire e portare con sé gli strumenti topici dello storico dell'arte. E mi piaceva mostrarla in quella che era la sua veste ordinaria, quindi perché a mio avviso il profilo di Emilia Zinzi si inserisce perfettamente in quella tradizione di camminatori calabresi che Vito Teti ha autorevolmente definito in una delle sue pubblicazioni più belle e intense. E in cui quindi camminatori che si capaci di emozionarsi tutte le volte in cui si confrontavano, avevano davanti agli occhi i tesori e il paesaggio calabrese, e al tempo stesso capaci di indignarsi e di lottare davanti al cattivo stato di conservazione di questi paesaggi, di questi oggetti d'arte, oggetti di architettura. Quindi proseguiamo, per favore, con le slide, grazie ancora. Le campagne di rilevamento. Vorrei raccontare oggi Emilia Zinzi attraverso questo importante tassello della sua prassi, della sua prassi metodologica. Ovviamente l'espressione campagne di rilevamento è una citazione ancora una volta di Andrea Emiliani. I sopralluoghi di ricerca, come diceva poco fa Maria Saveria Ruga, sono davvero degli esercizi di studio delle opere d'arte e dei monumenti calabresi fondamentali, che Emilia Zinzi intraprenderà sin da quando, arrivata da Roma nel 1950, si dedica come studiosa autonoma allo studio delle opere d'arte nel loro rapporto strettissimo col contesto di appartenenza. Inizialmente lo farà da sola, ma nel giro stretto di pochissimo tempo, di pochissimi anni, sarà accompagnata da una rete solidale di operatori dei beni culturali, allievi, fotografi, accademici, studiosi. Prego di andare avanti. Un esempio è questa foto, per me e per i miei studi su Zinzi davvero emblematica, è un bianco e nero che questa volta raffigura la nostra studiosa, la nostra storica dell'arte, in una località al confine tra Eccellente e Curinga, impegnata a fotografare le sopravvivenze ottocentesche della stazione di posta collocata proprio in quest'area. È proprio nel 1968, anno dello scatto, come recita le annotazioni presenti sul verso della fotografia, e fotografa e studia prima che queste sopravvivenze ottocentesche venissero completamente distrutte per favorire la costruzione della ferrovia tirrenica meridionale della Calabria, forse più nota come la direttissima. E andiamo avanti.
Quindi è qui, stiamo sempre tra Kuring e Cellente, in questo sopralluogo del freddo inverno del 68, è accompagnata appunto da tutta quella rete solidale a cui facevo riferimento poco fa. Andiamo avanti, per favore. Un'altra fotografia, quindi sempre a proposito di campagna di rilevamento, quindi sopralluoghi di ricerca, questa è una fotografia risalente al 62, quindi 6 anni prima rispetto a quella che vi ho mostrato pochi istanti fa, raffigura Zinzi in piedi, con il volto incorniciato da un altro must have, ovvero il suo foulard di seta, bianco di seta, e questa volta non tiene nelle mani una macchina fotografica, ma bensì il solito taccuino e la penna pronta a prendere appunto. In queste due fotografie mostrano il sopralluogo che la donna fece appunto nel 62 nei territori di Lamezia Terme, in particolare quindi a Santa Eufemia, e si vede ed era in questo caso la stava lavorando in qualità di presidente della sezione catanzarese di Italia Nostra. Siamo negli anni 60, quindi negli anni in cui i beni ambientali al tempo il paesaggio veniva definito tale, diventa oggetto, no, della discussione, uno degli oggetti di discussione più importante, a cominciare dai lavori della commissione Franceschini. In questo momento storico si prova ad avere una discussione molto più allargata e diffusa su questo importantissimo tema, e quindi a Emilia Zinzi e ai suoi collaboratori si avvicinano poi la scuola, i bambini, gli iscritti alla scuola elementare di Lamezia Terme del tempo. Quindi ha un'altra testimonianza che ci racconta delle questioni relative al lavoro di Zinzi e all'associazionismo. In questi stessi anni, oltre a Italia Nostra, Zinzi coordina la sezione catanzarese dell'ente turistico del capoluogo calabrese. Andiamo avanti, grazie ancora. Altra importante testimonianza di qualche anno più tardi, quindi nel 78, questa volta in questa fotografia la nostra studiosa, la storica dell'arte, è attorniata in gran parte da uomini, da giovani uomini, nonché gli iscritti all'Istituto Universitario di Architettura di Reggio Calabria, perché altra tappa fondamentale della vicenda professionale di Emilia Zinzi il suo lavoro presso l'università, quindi la docenza universitaria, iniziata nel 1968, quindi come esercitatrice a contratto di storia dell'arte moderna, e poi proseguita fino al pensionamento. Nell'83 diventerà professore associato presso l'attuale Università Mediterranea della città dello Stretto, della città metropolitana. E va detto che quindi proprio nel 68, fino al 68 Zinzi si era dedicata all'attività di docenza, un altro filone della sua carriera di estrema importanza, perché aveva lavorato come insegnante di sempre storia dell'arte presso i licei classici prima di Catanzaro il Galluppi dal 1957 e poi anche al liceo classico, al ginnasio di Lamezia Terme, con gli allievi quindi raffigurati di questa classe dell'università. Zinzi, sin da giovanissima, quindi sin dal 68, dà vita a una vera, nelle sue ore di esercitatrice prima di istituzioni di storia dell'arte moderna, al suo personalissimo laboratorio di conoscership, un laboratorio che la donna, che la studiosa, che la professionista pensa immagina e delinea come un laboratorio che doveva avvenire quindi di riconoscimento e di studio delle opere d'arte architettoniche calabresi sul campo, e quindi portava i suoi studenti a girare appunto lungo e largo della Calabria, da Nocara a Melito Porto Salvo, da Pellaro, che è una località di Reggio Calabria, fino alla punta più est, che è Capocolonna.
quindi ci trasferiamo nel Crotonese. Ancora una avanti con le slide, grazie mille. In quest'altra fotografia, l'ennesimo sopralluogo di Zinzi, l'ho scelta, l'ho selezionata perché è evidente che la sua attività è che è sicuramente più in là con gli anni. La foto dovrebbe risalire alla fine degli anni Ottanta. Questa volta la borsa è sempre la stessa, sempre piena e bella e rigonfia degli strumenti dello storico dell'arte, e mi piaceva mostrarvela quindi inginocchiata a terra con davanti questi fogli contenenti dei prospetti di alcune architetture sacre presenti a Badolato. Andiamo avanti, grazie. E poi un altro punto di osservazione, un altro tassello importante per raccontare Emilia Zinzi è sicuramente il network. Anche di questo faceva riferimento prima Maria Saveria. Zinzi, tornata in Calabria nella primavera del 1950, sente l'urgenza comunicativa di non rimanere da sola a parlare e a lottare per la tutela dei beni culturali architettonici calabresi, e quindi per farlo inizia a fare rete, e questa è un'altra delle scelte assolutamente importanti per una studiosa. Ripeto, siamo nel 1950. Avanti con la slide, i nomi sono evidentemente tanti. Vi mostro questa cartolina illustrata timbrata che le invia nel 1950 e Gianni Carandente. Gianni Carandente è un amico, è un importantissimo storico dell'arte, coetaneo di Zinzi, molto probabilmente grazie anche agli studi di Jessica Calipari, i due hanno frequentato insieme il primo semestre della scuola di specializzazione. Mi piaceva mostrarla anche in questo caso per una serie di motivazioni. Anzitutto perché appunto lo studioso faceva i complimenti a Emilia Zinzi, perché la cartolina è inviata da Roma nell'agosto del 57, quindi poche settimane dopo la nomina di Emilia, che Zinzi aveva avuto dall'allora ministro della istruzione. I beni culturali erano sotto la giurisdizione, lo ricordo, del ministero dell'istruzione a questa altezza cronologica, per la nomina a ispettrice degli oggetti d'arte della provincia di Catanzaro. In questo momento storico, nel 57, ancora Zinzi non entra in sovrintendenza, però lavora come volontaria, inizia quindi a cartografare e a mappare gli oggetti d'arte calabresi. Mi piaceva questa foto in più perché tutto con Zinzi ovviamente non è casuale, ogni scelta ha un imprinting evidente, perché quella che viene fotografata, quindi quella che è rappresentata sul recto di questa cartolina, è la Stauroteca, quindi uno degli oggetti, citando Carandente, questa cartolina, uno delle gemme d'arte della storia dell'arte calabrese. La rete, i network, i nomi sono tantissimi, da Frangipane da Frangipane a John Spike, a Valentino Pace, a Bruno Toscano. Potrei proseguire davvero con un lunghissimo elenco. Mi fermo qui per proseguire. Grazie. E parlare, anche qua ha già detto moltissimo Maria Saveria, sugli anni, su un decennio fortissimo, quello che noi chiamiamo appunto, come diceva prima Maria Saveria, gli anni delle sue battaglie, della militanza, dove l'obiettivo è la tutela del patrimonio storico-artistico calabrese, che Zinzi combatte attraverso delle battaglie importanti. Maria Saveria parlava di Staletti, io vi faccio vedere, prego altra slide, grazie dalla regia. Grazie alla regia, questo è uno delle sue battaglie più importanti, SOS per Punto Alice. Anche in questo caso, questa località, ci troviamo a Punto Alice, una località di Ciro Marina, quindi ancora Costa Ionica, ancora Crotonese. Questo paesaggio stava, a questa data, siamo nel 1969, stava per essere quindi demolito per la costruzione dell'ennesima centrale elettrica. Zinzi si oppone, scrive:
scrive, chiama l'amico Danilo De Santis, allora direttore della rivista del periodico Magna Grecia, e scrive e fa la sua denuncia. E mi piaceva, slide successiva, grazie, parlare, cosa fa in questo articolo? Non fa pochissimi commenti, perché dice, e lo rimarcherà forte, sono le immagini che parlano. E questa è una delle fotografie che pubblicherà su questo articolo del 69 di Magna Grecia, e mi piaceva condividere con voi l'idea, no, che aveva Zinzi della fotografia come strumento di studio, e quindi inserisce questi cursori, queste frecce, e utilizza utilizza il verso per appuntare i suoi leitmotiv della sua battaglia principale. Ancora andiamo avanti. I testi fondativi. Per qualsiasi studioso, le pubblicazioni, la storiografia, non sto qui, non devo dirlo io, ovviamente, diventano fondamentali. La bibliografia di Emilia Zinzi, come dicevo poc'anzi, è davvero sterminata. È davvero molto ampia. È possibile individuare dei nodi, degli argomenti sicuramente importanti delle sue ricerche. Prima di vedere quali, ci tenevo a ribadire uno dei concetti più importanti per i quali la nostra studiosa, la nostra storica dell'arte si batte, ovvero che siamo tra gli anni 50 e gli anni 80, ma purtroppo ancora bisogna, il nodo critico era l'assenza di cataloghi, di monografie dedicati alla storia dell'arte e agli oggetti d'arte e architettonici calabresi, quindi per lei lo studio, le pubblicazioni erano evidentemente molto importanti. Chiudo, prego di favorire le prossime slide, indicandovi quelli che sono i tre testi fondativi, tutti editi negli anni 90, quindi a completamento della sua carriera. Cura, l'edizione critica nel 1990 della storia dei fenomeni del terremoto della Calabria, quindi il terremoto del 1783, credo Giovanna Capitelli ne parlerà, è uno degli episodi fondamentali, con l'altro terremoto del 1908 che colpisce la Calabria, che permette un punto di osservazione imprescindibile per lo studio delle arti ottocentesche. Chiedo avanti con le slide. L'altro studio importantissimo è analisi storico-territoriale e pianificazione, edito per Rubettino, quindi a Soveria Mannelli, nel 1997. La prefazione è curato quindi da uno dei lumi, dei riferimenti della nostra Zinzi, che è Bruno Toscano, e quest'opera è forse l'opera principale in cui la studiosa porta i risultati di tutta la sua attività di quasi 30 anni sulla Calabria, sulle opere, sugli oggetti d'arte e architettonici. E ancora, già citato da Maria Saveria, ci tengo anch'io a porre l'accento su quest'opera del 99, del 99, sempre per Rubettino, i Cistercensi in Calabria, in cui convoglia gli esiti, anche qui quasi trentennali, di uno dei suoi filoni di ricerca principali, che è quelli del monachesimo in Calabria tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. È in queste pagine di questo testo, in qualche misura, oltre ai dati scientifici, ai problemi che la studiosa rileva, emerge quella che è la Calabria Felix di Emilia Zinzi. E quindi consiglio anch'io a tutti la lettura di questo testo fondativo, proprio per le pagine dedicate alla interpretazione, all'analisi e alla descrizione appassionata e vincente del paesaggio calabrese, che adesso proprio grazie alla seconda annualità del progetto vogliamo portare a termine. E vi ringrazio anch'io per l'attenzione. I fondamentali della personalità di Emilia Zinzi come studiosa, come donna impegnata sul campo, e credo che hai reso veramente in maniera molto chiara i riferimenti essenziali per avvicinarci, anche a chi ci ascolta, per scoprire la figura di Emilia Zinzi se non dovesse già conoscerla.
In questo, visto che abbiamo indagato gli aspetti generali del nostro progetto e via via siamo scesi sul focus biografico su Emilia Zinzi, chiederei a Giulia Archinà invece di fare un affondo sul rapporto tra Emilia Zinzi, studiosa, e appunto i fotografi, e in particolare con il suo rapporto con la fotografia aerea, di cui appunto Giulia Archinà è un profondo conoscitore, sia per quanto riguarda la sensibilità per la fotografia del patrimonio storico-artistico, sia per la fotografia aerea del deltaplano. Quindi Giulio, ecco a te. Buonasera a tutti e grazie per avermi coinvolto in questo progetto. Quindi cercherò di essere il più breve possibile, non accavallandomi a quello che hanno detto le mie colleghe prima. Quindi vorrei iniziare con questa immagine a cui siamo tutti molto, molto affezionati. Si tratta di un'installazione che è stata fatta dal gruppo alla Notte dei ricercatori all'Università della Calabria nel 2018, che un poco Giulio? pronto, si vede il PowerPoint. Non c'è lo schermo condiviso. Ah sì, un No? attimo. Adesso? Si vede? È condiviso lo schermo? Ok. Sì, ecco, dicevo, questa immagine, quella a cui siamo tutti affezionati, dell'installazione La Notte dei Ricercatori del 2018 all'Università della Calabria. Perché un poco sintetizza qual era l'idea e il momento storico in cui operava la Zinzi, cioè e di trovarsi anche una certa solitudine da studiosa al femminile, e quindi dell'urgenza di dover documentare quanto più era possibile, perché aspettare sarebbe potuto essere troppo tardi. Questo è un po', come diceva Maria Severia prima, anche la mia urgenza, in quanto opero come fotografo specializzato nella documentazione dei beni culturali e del paesaggio attraverso le fotografie aeree. Però andiamo avanti. Diversamente da grandissimi archivi di storici dell'arte italiani, l'archivio Zinzi, fotografico Zinzi, è molto diverso, in quanto la maggior parte degli archivi degli storici dell'arte è rappresentato da opere singole, da fotografie, stampe, per di più 18 per 24, stampe di singole opere finemente realizzate, finemente conservate, finemente annotate dietro. Così non è per l'archivio Zinzi. Abbiamo visto nella slide iniziale di Mia Saveria che ci sono sia circa 5.000 immagini, però abbiamo anche quasi 5.000 diapositive 35 mm che lei utilizzava, come è stato detto, soprattutto per la didattica all'università, però anche negativi che, per esempio, è difficile trovare in altri archivi, spesso venivano scambiati per delle altre stampe. Poi microfilm degli archivi di Stato, microfilmature di documenti, e poi tante carte, poi lastre, poi lucidi. E quindi è un archivio molto vario, per cui i catalogatori hanno dovuto occuparsi di maneggiare diversi materiali e imparare a riconoscere fra di loro. Questa qui è forse una delle immagini più antiche, chiaramente non ha fatto la Zinzi, perché non se l'è procurata lei, perché è datata 1908, come si vede dal retro, e raffigura corso principale di Catanzaro, raffigurato il palazzo Serravalle, che è la sua spina nel fianco, cioè la battaglia, come si diceva, che non è riuscita a vincere, che è conclusa con l'abbattimento del palazzo. Abbiamo visto le sue rubriche che documentano il suo archivio, e sono state una miniera preziosa per cercare di capire come lei intendeva tutelare il suo archivio, visto che ci teneva tanto, e come l'aveva diviso. Abbiamo cercato di partire dalla sua idea,
per rendere un archivio fruibile alle nuove generazioni di storia dell'arte. Emilia Zinzi amava tantissimo i giovani e sperava tanto che quello che lei faceva potesse essere utile alle nuove generazioni. Vado avanti, ecco, questa è una foto che spesso gli storici dell'arte non erano nella creazione dei loro archivi fotografici, non erano a contatto diretto con i fotografi, con i posti e con le strade per raggiungere. Emilia Zinzi era tutto questo insieme, era la strada stessa per raggiungere il posto, il selciato che percorreva faceva parte della sua ricognizione del territorio. Dicevamo, spesso era attorniata da altre persone e tutte le persone avevano, chi poteva, aveva una macchina fotografica. Lei fotografava pure, dobbiamo dire che non era una brava fotografa, cioè le fotografie che sappiamo di sicuro che erano sue non eccellono per qualità tecnica, però la sua opera fotografica è il suo archivio. Possiamo vedere sulla sinistra una persona della sua cerchia che ha una delle famose biottiche che allora si trovavano tanto, quindi una macchina con pellicola rullo 120. Perché la Zinzi doveva tanto andare in giro? Perché purtroppo il patrimonio artistico, storico, architettonico della Calabria era, ed è purtroppo ancora adesso, pochissimo fotografato. Il suo, essendo un'ispettrice onoraria, il suo naturale approvvigionamento doveva venire dagli archivi della soprintendenza, però dobbiamo dire, ecco, che fra i suoi canali di approvvigionamento di immagini naturalmente c'erano quelli istituzionali, primo fra tutti la soprintendenza, però tante immagini del gabinetto del laboratorio fotografico della soprintendenza dei beni ambientali, architettonici, artistici per la Calabria, tante immagini provengono anche dalla biblioteca, dalla fototeca della biblioteca Erziana, cioè un'istituzione internazionale con sede a Roma forniva lo stesso immagine del gabinetto fotografico della Calabria e lo stesso numero di immagini provenivano dai vari enti provinciali del turismo, in particolare quello di Catanzaro e quello di Reggio Calabria. Poche immagini ancora del gabinetto fotografico nazionale, quando ancora faceva parte del Ministero della Pubblica Amministrazione. Quindi diciamo che la parte di immagine archivio Zinzi proviene da approvvigionamenti istituzionali è molto bassa, meno di un decimo delle immagini. Quindi come faceva a procurarsi queste immagini? Da una parte commissionandole e pagandola lei direttamente. Abbiamo tante ricevute di pagamenti, anche la famiglia ci testimonia che tutto il suo stipendio veniva utilizzato per approfondire i suoi studi e primo fra questo gli spostamenti, come dicevamo prima con la sua 500 bianca, e gli spostamenti per motivi di studio e la commissione di campagne fotografiche. Quindi abbiamo detto fotografi professionisti ma anche privati. I privati erano forniti dalla cerchia di amici come questi che vediamo qui, e c'è il fotografo istituzionale che fotografa una scena a cui sono presenti i suoi amici. Anche questa è una sua un'immagine non tutta cara, la sua cara amica Luigina con la Rolleiflex biottica che fotografa mentre è fotografata incorniciata da questo cancello al castello di Santa Semerina, come abbiamo detto prima. Perché le fotografie che faceva, raccoglieva la Zinzi, non erano solo di opere d'arte singole, per tanti motivi, anche perché in Calabria le opere d'arte di eccelsa qualità, le opere d'arte rimaste di eccelsa qualità sono minori, come si è potuto documentare purtroppo, e poi perché soprattutto in Calabria è difficile togliere una opera d'arte, staccare dal suo contesto, non considerare
l'epoca storica a cui ha vissuto, è il luogo geografico, ma le persone stesse che l'hanno attorniata. Così questo portale in muratura sarebbe stato diverso senza questo cane in posa in primo piano e questi bambini attorno ad una famiglia che vive un territorio. Emblematica eppure questa immagine che abbiamo già vista è forse quella che più ci ricorda le sue battaglie. Questa fortunatamente è una battaglia vinta, perché come abbiamo detto prima, adesso questa è la stessa struttura fotografata l'anno scorso, che parla di un parco che è recuperato, che un esproprio l'ha restituita alla fruizione pubblica, e anzi è la sede della segreteria regionale per il paesaggio. Ecco, la situazione in cui la Calabria si è trovata e si trova è quella di una situazione di beni culturali la cui vita è stata fortemente condizionata dai terremoti. Questa immagine, che proviene da Soriano, è emblematica, e possiamo vedere i marmi, i resti di marmi che non sono finiti nelle costruzioni private dopo il terremoto del 1783 nell'area del convento di San Domenico a Soriano. Per scherzo io cercavo di riconoscere di inventare un gioco e di indovinare quanti angioletti riusciamo a vedere, cioè questi angioletti quanti sono alati, quanti sono perché è una quantità informe, però sicuramente questa foto avrà contribuito alla coscienza di tanti, per cercare di ridare un posto e un luogo ad ognuna di questa rovina e dargli una dignità di opera. Quindi possiamo vedere, vedete qua in primo piano questo la figura, la scultura di questo pontefice, la vediamo adesso dopo il restauro nel Museo delle Pietre di Soriano Calabra, come questo Papa sorretto da angeli viene elevato a una dignità che in sé è un reperto molto rovinato, ma che racconta del passaggio del terremoto in questa terra e come quella cesoia abbia fortemente condizionato tutto il proseguo della storia dell'arte successivamente. Ecco, per esempio questa qua con una foto mia nel 2011 possiamo vedere l'antico complesso San Domenico di Soriano Calabro. Inserisco questa foto per introdurre un argomento che vedremo più avanti, in quanto per la Zinzi le immagini non erano, come ho accennato, staccabili dal loro contesto, e il contesto non era un piccolo contesto, ma era un contesto più ampio che si rifaceva al paesaggio, che era un paesaggio antropizzato, quindi con le persone che ci abitavano, con gli animali, con il contesto urbano e inserito nel verde, e osservarlo da lontano era importante, per cui fra i professionisti commissionava fotografie dell'Emilia Zinzi c'erano anche delle società di aerofotogrammetria, ma anche un fotografo che operava nella fotografia aerea in Calabria. Quindi questa è un'altra immagine che ci fa vedere
il suo un lavoro a cui ci teneva tantissimo, come Cistercensi in Calabria, che sarà oggetto della prossima transe di lavoro. Questa è l'abbazia della San Buccina e questa è una fotografia aerea commissionata proprio dalla Zinzi. Questa è un'immagine fatta nel 1991 dal fotografo Beppe Mazzocca di Catanzaro. Se in basso potete vedere, ecco qua in questa parte, il mezzo con cui è stata realizzata è un piccolo aereo da turismo, è un paper, e dentro l'abitacolo il fotografo, in questa è una macchina fotografica 6x6, una diapositiva, l'originale, che è rimasta la diapositiva in mano al fotografo, e ha prodotto una stampa Cibachrome 20x20 che è nell'archivio della Zinzi. Questa è la, vediamo l'abbazia della San Buccina vista dal retro, che documenta come questo era l'abbazia più importante del sud dei cistercensi, che adesso in quel periodo adibita ad abitazione privata, il chiostro e le celle. Ecco, qui invece c'è una immagine mia, c'è realizzata da me, dopo nel 2011, circa 22 anni dopo quella, è recuperata una parte ancora adibita ad abitazione, però è molto più dignitosa il recupero ambientale dell'abbazia della San Buccina, che questa è un'immagine non realizzata da aereo, ma realizzata da un velivolo ultraleggero, che è un deltaplano. Le immagini del deltaplano sono che tolgono ancora un filtro all'occhio del fotografo e permettono di guardare meglio sul paesaggio. Per esempio, questa, andando avanti, non era solo le installazioni, i conventi, le chiese cistercensi. Questa dall'archivio Zinzi potremmo dire, possiamo guardare l'abitato di Serra San Bruno, nato intorno alla Certosa. Dal retro di questa fotografia, che era, come per tutti gli storici dell'arte, il verso era un blocco di appunti dove segnare le annotazioni importanti riguardo alla fotografia. È una fotografia del 24 febbraio 78 e c'è la concessione per le fotografie aerea, il numero della cartografia a cui si riferisce. Quindi questa è stata fatta da un'azienda di aerofotogrammetria. Ecco, questa è una foto del 2008 che rappresenta lo stesso abitato fotografato con me. Si vede come la stessa struttura delle case, tutte realizzate dopo il terremoto del 1783, che è stato rovinoso per quella parte della Calabria, la struttura del paese viene ancora conservata, ancora oggi. Ecco, qui ancora la Certosa del Serra San Bruno, si possono vedere le rovine della vecchia Certosa cinquecentesca qui davanti, la costruzione della nuova Certosa su un progetto francese all'inizio del XX secolo. Ecco, questo è come si trova adesso la Certosa, che ha mantenuto fortunatamente la stessa struttura. Ecco, allora concludo velocemente con questa immagine che è molto emblematica della situazione delle abbazie cistercensi. Questa è, come ha detto Maurizio Vari, l'abbazia di Corazzo. Questa fotografia aerea fatta sempre da Mazzocca nel 91 si riferisce ad un primo recupero dell'abbazia. Vediamo che in quest'area è stata fatta una strada e un cantiere per poter permettere l'accesso agli operai. Ci sono le impalcature che cercano di puntellare e far lavorare gli operari per recuperare le strutture principali dell'abbazia. E questo è un tema molto attuale, in quanto adesso si discute su un progetto di recupero dell'abbazia di Corazzo, che in questo momento ricade nella
nella diocesi di Lamezia Terme, e questo progetto orientativo ancora prevede quasi una ricostruzione. Ci sono tante anime che stanno manifestando il loro tante anime di storici e archeologi che stanno manifestando il loro parere. Questa immagine sicuramente ci darà un contributo sulla storia di questa abbazia, che la possiamo vedere com'era così nel 2007, con le strutture principali recuperate dalla completa rovina, però aperta, mentre un progetto prevede una parziale ricostruzione. Speriamo che questo archivio fotografico e la memoria di Zinzi e la memoria di Emilia Zinzi ci aiuti chi deve decidere, ma anche la comunità degli studiosi calabresi internazionali, a adoperare le scelte giuste per la tutela del patrimonio storico-artistico calabrese. Grazie, e a voi con la prossima presentazione. Grazie Giulio, grazie mille perché hai guidato il nostro occhio attraverso lo sguardo del fotografo e ci hai fatto capire come questi esempi possono davvero essere essenziali per ricostruire contesti visivi in quel delicato rapporto tra presente e passato. Direi adesso di dare la parola a Gabriella Donnici, la direttrice della biblioteca, che appunto insieme al presidente Gialla, professoressa Reale, adesso il professore Clausi sono per noi di grande supporto e hanno preso in cura questo archivio in maniera molto competente, e poi Giovanna Capitelli. Quindi prego Gabriella. Gabriella, puoi attivare il microfono, così ti ascoltiamo. Perfetto, a te. Grazie, sì. Io ringrazio per questa opportunità, perché per la Biblioteca di Area Umanistica ospitare l'archivio fotografico di Emilia Zinzi per poter partecipare ai progetti promossi dall'Associazione Culturale Emilia Zinzi sono state occasioni professionali e personali anche di arricchimento molto stimolanti, e quindi molto brevemente vorrei focalizzare un po' quello che può essere l'apporto di una biblioteca per la valorizzazione e la fruizione anche di un fondo fotografico. E intanto, come è stato già detto, il fondo librario archivistico di Emilia Zinzi è stato donato all'Università della Calabria nel 2017. E si vedono le slide? Sì, sì, si vedono. Bene. La biblioteca quindi ospitava già altri fondi di privati, diciamo di provenienza privata, e fra gli altri anche quelli di altri studiosi che si erano occupati di patrimonio archeologico, storico, artistico e di territorio calabrese, per cui si è in qualche modo venuto a creare una sorta di polo per gli studi su queste materie. In particolare il Fondo Zinzi, è stato già detto, documenta intanto l'attività di una personalità di grande rilievo nel panorama culturale del secondo Novecento calabrese, una figura in qualche modo esemplare, e contiene una documentazione archivistica e anche bibliografica con più di 5.000 volumi, come è stato già detto, di fondamentale importanza per gli studiosi di storia dell'arte, territorio, paesaggio, urbanistica calabrese, e contiene questo ricchissimo archivio fotografico. E per la valorizzazione del fondo Zinzi, dell'archivio fotografico, è stato necessario costruire una rete di competenze e di ruoli istituzionali. Vi mostro una fotografia in cui si vedono in primo piano una studentessa, poi un esperto, allievo anche di Emilia Zinzi, la professoressa Ruga, e quindi una interazione tra più generazioni di studiosi del patrimonio culturale calabrese. In fondo vedete anche due bibliotecari che stanno lavorando, e quindi nell'ambiente della biblioteca è necessario che si costruisca un laboratorio in qualche modo in cui ciascuno interagisce con le proprie specificità per
mettere a disposizione di tutti quello che era appunto un bene privato, una collezione fotografica del nostro. E in particolare vi do soltanto un flash sul lavoro che stanno facendo le biblioteche italiane, ma non solo, sul trattamento dei fondi personali. Sono state negli ultimi decenni si è parlato di una proliferazione delle biblioteche private che vengono donate sempre più spesso a biblioteche universitarie e non, e che contengono qualche volta, ormai sempre più spesso, anche archivi fotografici, allestiti da studiosi, storici dell'arte, ma anche da collezionisti di varia estrazione. Quindi le biblioteche hanno cominciato a riflettere su come lavorare per metterle a disposizione di tutti. E la costruzione di strumenti di consultazione, che è il lavoro specifico dei bibliotecari e anche degli archivisti, deve considerare, ci raccomandano queste linee guida, che trattandosi di complessi documentali di natura trasversale rispetto alle varie discipline che tradizionalmente si occupano di beni culturali, librari e documentari, deve utilizzare standard specifici per ciascuna tipologia di documento o raggruppamento, analizzando e rendendo esplicite tutte le relazioni di contesto tra le parti. E in questo senso, i progetti promossi dall'Associazione Culturale Emilia Zinzi sono stati fondamentali per costruire un modello di trattamento e di valorizzazione del fondo basato su competenze diverse, sull'integrazione di competenze e di risorse necessarie. E quindi lo staff di progetto ha fornito competenze scientifiche, tecnico-fotografiche, per l'analisi storico-artistica, tecniche delle fotografie, e poi anche competenze archivistiche con un archivista appunto dello staff, e prettamente catalografiche offerte soprattutto dai bibliotecari della Biblioteca di Area Umanistica, appunto, che conserva il fondo, in modo da avere una descrizione standardizzata e poter creare metadati interoperabili. È un linguaggio un po' tecnico, però in sintesi un lavoro di digitalizzazione, un progetto di digitalizzazione in particolare, funziona se, come vedremo, riesce poi ad assicurare nel tempo la fruizione al pubblico più ampio possibile. Occorrono anche delle infrastrutture per garantire questo, delle infrastrutture non solo informatiche, ma per garantire sia la conservazione, la gestione archivistica e catalografica, ma anche la digitalizzazione e l'archiviazione a lungo termine, con protocolli appunto che garantiscono l'interoperabilità. Velocemente, adesso qui forse le immagini non sono ottimali, però insomma ecco, è necessario poi anche comunicare tutto il lavoro. Per il momento, gli strumenti di ricerca sull'archivio sono disponibili sul sito della Biblioteca di Area Umanistica. Esiste una pagina dedicata con vari materiali sul fondo, su Emilia Zinzi, da cui poi si può accedere all'inventario archivistico, che dà quindi una descrizione appunto tipicamente archivistica. Scusate, forse riesco a migliorare un po' la visione. Ecco qui. Vabbè, per adesso consolidiamo questo. E poi, oltre alla descrizione archivistica, che quindi dà ragione del contesto in cui queste fotografie si trovano, e che ha anche il valore di ricostruire l'attività della collezionista, diciamo, della Zinzi nel nostro caso. Poi c'è anche la possibilità di ricercare le fotografie invece proprio per singolo pezzo, e attraverso un catalogo dedicato proprio al fondo Zinzi. Chiedo scusa un attimo, devo, ecco, forse miglioriamo un pochino così la visione. Vediamo. No. Ecco,
No, vabbè, allora ci accontentiamo di questo. Dicevo, si può cercare per singolo, si può entrare nel catalogo dell'archivio fotografico Zinzi, ricercare una singola foto e vedere un record descrittivo per cui ci si è basati su degli standard di cui poi magari su cui poi farò un piccolissimo cenno. Ecco, da qui viene linkato il facsimile digitale, per cui si può accedere alla riproduzione digitale. Quindi è necessario operare con consapevolezza quando si vuole allestire un archivio, quando si vogliono rendere raggiungibili le fotografie da un pubblico di studiosi, ma anche da un pubblico più ampio. Occorre, ripeto, agire con consapevolezza utilizzando standard di descrizione, di metadatazione delle risorse e principi che garantiscano l'obiettivo che si vuole raggiungere. I cosiddetti FAIR principle sono fondamentali per costruire oggi degli archivi open access, rintracciabilità e accessibilità, perché depositati in repository, le fotografie digitali devono essere depositate in repository durevoli ad accesso aperto, con istituzioni che garantiscano queste caratteristiche. L'interoperabilità con l'uso di formati e protocolli di scambio open source e la riutilizzabilità per quanto ciò è possibile, tutelando poi i diritti di tutti i soggetti coinvolti. Del progetto fa parte la prospettiva di riversare dati e metadati, e quindi anche i facsimili digitali, soprattutto in piattaforme online di riferimento per i beni culturali a livello nazionale e internazionale. Pensiamo già, abbiamo già dei contatti con Cultura Italia ed Europeana. Quindi, grazie all'impegno e alla collaborazione di soggetti diversi, l'archivio fotografico di Emilia Zinzi avrà compiuto un percorso di trasformazione che, da strumento di studio e di lavoro privato, lo renderà risorsa in rete, accessibile per tutti, ricercabile, durevole e a supporto di nuovi studi sul patrimonio storico-artistico calabrese. E anche per questa via confidiamo che la testimonianza di Emilia Zinzi, una testimonianza di passione per l'arte e il territorio della Calabria, sarà stata raccolta e rilanciata. Grazie. Molto, molto precisa. Non so se le ultime slide non siamo riusciti a vederle, o a un certo punto ho interrotto la condivisione, però abbiamo visto l'ambiente della collezione digitale e poi insomma invitiamo tutti gli utenti a esplorare il catalogo. Quello lo abbiamo visto il link del catalogo della BAU, da lì si può cominciare a, insomma, a navigare nei contenuti, nei metadati. E, quindi grazie per tutto quello che avete fatto, continuate a fare, soprattutto per catalogare e rendere fruibili poi questi dati. Quindi grazie. Perfetto, allora direi a Giovanna Capitelli, la inviterei, ecco, la nostra guida a trarre un po' le conclusioni, a sottolineare i punti necessari, perché sicuramente abbiamo cercato di tirare fuori più punti di vista, ma ci siamo dimenticati sicuramente qualcosa, quindi a te Giovanna. Beh, Maria Sabina, non credo. A me, devo dire, proprio come utente oggi, mi è sembrata che questa presentazione rispondesse a quelle che erano le linee guida da cui siamo partite, dalle urgenze che questo archivio così prezioso per la Calabria, ma in generale direi per la storia dell'arte in Italia meridionale, per la storia del paesaggio. Anche per la storia dell'antropologia, del rapporto uomo-territorio e tutte le sue variabili, mi sembra che molti degli obiettivi che avevamo messo in campo si possano trovare ben svolti in questa breve presentazione per archivi aperti. Mi pare che proprio abbiamo aperto l'archivio Zinzi.
Ora proviamo a vedere che cosa significa quindi questo archivio Zinzi, cerchiamo di tirare un po' le fila di questa intera operazione e del senso proprio di un archivio, di uno storico dell'arte che ha operato in Calabria per tutta la vita e che ha lasciato fotografie e documenti, che ha lasciato una rete, che ha lasciato però tanto anche entusiasmo, tanto amore per il territorio e una buona metodologia operativa per la salvaguardia del patrimonio. E, significa, secondo me, usare la fotografia in un modo diverso da come si usa forse a Firenze o da come si usa a Harvard. La fotografia per la storia dell'arte qui è spesso documentazione unica, cioè nel caso dell'archivio Zinzi noi abbiamo tantissime foto che non hanno stampe altrove, sono appunto pezzi solitari che documentano spesso il monumento in quel momento esatto e in un modo in cui non ci sono altre immagini che possono restituire la stessa cosa. Quindi è una fotografia da un lato per la ricerca, ma è anche una fotografia per la salvaguardia, e questo valore etico non è poi tanto secondario, anche quello che ci muove tutti, cioè questa storia dell'arte che diciamo esce, non è più solo che va benissimo, un'operazione di conoscenza, di apprendimento, ma è anche un'operazione attiva di preservazione per le generazioni che vengono. E, quindi una fotografia per la ricerca, benissimo, per la salvaguardia, ma anche fotografia come atto critico. Quelle foto che abbiamo visto, che Giulio Archinascia ha fatto vedere ancora prima. Maria Saveria Ruga, questa sorta di avvicinamento dal lontano all'oggetto, all'oggetto della ricerca è un aspetto veramente importante metodologicamente. È contro la cultura del frammento, è contro quella sorta di fascinazione dell'oggetto totemico, il capolavoro. No. E questo è tutto per il territorio, per quello straordinario rapporto che c'è tra la palla d'altare in fondo alla piccola chiesetta rupestre e accanto agli stalli ancora di legno, che per generazioni e generazioni, registrano presenze anche così, omeopatiche, ecco, di visitatori. Tutto questo è un po' il nostro patrimonio, il patrimonio calabrese. Se ci perdiamo questo, ci perdiamo una grande caratteristica del nostro straordinario paese con le sue tante varietà. E quindi un atto critico, voglio ancora dire un'altra parola che abbiamo sentito tante volte ripetuta, ma non basta mai, è così poco di moda. Al momento fotografia come militanza. Ecco, questo archivio registra queste fantastiche battaglie, ne vorremmo ancora di più, speriamo di esserne anche noi, diciamo, latori di alcune. Adesso si parla di Corazzo, difficile pensare a questa ricostruzione di Corazzo con simpatia, però aspettiamo di vedere tutti i materiali, aspettiamo una discussione, speriamo che non sia una delle tante operazioni calate dall'alto di cui ci siamo, al quale purtroppo ci stiamo abituando, cioè operazioni in cui la comunità viene, come dire, abbagliata da informazioni semifalse, da miti anche esterni lontani e quindi non prende consapevolezza e conoscenza di ciò che sta avvenendo. Ecco, diciamo che Corazzo possa divenire un posto dove fare i matrimoni per coppie che magari vengono da 200 km, onestamente penso che ci possa essere altro tipo di turismo sostenibile, non è proprio il massimo. Detto questo, io almeno sono la prima persona ad ascoltare tutte le opzioni, tutto quello che è possibile ascoltare. Un'ultima cosa, la qualità delle fotografie è varia. Ci sono fotografie meravigliose, ne abbiamo viste alcune, poetiche, sono pezzi, appunto, sono oggetti. Queste fotografie noi le purtroppo le dovremo, non purtroppo, noi le trasformeremo in oggetti digitali, come ha detto benissimo la
la dottoressa Donici prima di me, diventeranno degli oggetti digitali e come tali gireranno per la rete, arriveranno non solo agli studiosi, non vogliamo solo gli studiosi, ma vogliamo tutti i possibili interessati, saranno appunto utilizzati nei modi più diversi, eccetera, e porteranno con sé tantissime informazioni che sono visive, che sono storiche, che possono essere appunto utilizzate in confronto ad altre, come avete visto oggi, però sono anche degli oggetti queste fotografie. Noi ci teniamo tantissimo a questo archivio che sta alla biblioteca dell'Università della Calabria, dove speriamo che gli studenti possano ancora consultare de visu questi oggetti, li possano sentire la forza anche di questi pezzetti di carta su cui è impressa appunto l'immagine, e questi oggetti vanno preservati con la massima cura, come è stato fatto con tutte le grazie a questo personale straordinario della biblioteca dell'Università della Calabria, la Biblioteca dell'Umanistica, e grazie anche a questo gruppo, perché ecco, il progetto, vado a chiudere così ringraziando un po' tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto e anche aprendo le braccia a quelli che riusciranno a collaborare alla seconda fase del progetto, che sarà più dedicata, diciamo, alla documentazione d'archivio, i documenti, ma anche al paesaggio storico, quindi ci sarà ancora una volta degli affondi sulla fotografia. Ecco, a questo progetto, come diceva anche Gabriella Donnici, hanno partecipato generazioni diverse, quindi c'è stato questo proficuo incontro tra persone che hanno competenze diverse, però anche futuri diversi, quindi davvero speriamo che con questi fantastici tirocinanti che sono stati lì a contatto con stretto con queste carte, che quindi sono diventate in qualche modo, hanno adottato queste carte, sia passato attraverso anche queste operazioni di conoscenza, di sapere, questo nuovo rapporto con la fotografia, in questo caso, siano sorti nuovi professionisti di cui l'Italia ha bisogno incredibile, e di cui la Calabria tanto più ha bisogno, perché saper fare le cose significa costruire un futuro migliore. E con questo direi che forse posso chiudere, ringraziando tantissimo questa iniziativa per averci lasciato del tempo, e Maria Saveria Ruga per tutto il lavoro che ha fatto. È stata una capitana straordinaria di questo primo passaggio, e speriamo presto di avere altre cose da raccontarvi alla fine di questa seconda fase, che è appena cominciata e che oggi comincia, direi. Grazie. Perfetto. Grazie a tutti, grazie a quelli che ci hanno seguito, ai commenti che ci avete dato. Vi invitiamo a, ecco, insomma, impressione, grazie a Diego per il supporto, grazie davvero ad Archivi Aperti, è stata per noi una bellissima occasione. In sovraimpressione trovate il link per esplorare il fondo, e poi anche tramite Rete Fotografia magari vi terremo partecipi delle prossime iniziative, delle quali che ci saranno. Grazie ancora a tutti e a tutti i compagni di viaggio. Giovanna, un caro saluto. Arrivederci. Arrivederci.